Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi porto i miei preferiti del mese di settembre. Chiedo scusa perché per il mese di agosto non ho fatto il video preferiti, perché come un coglione mi sono dimenticato completamente e mi sono ritrovato praticamente oltre la metà del mese dicendo, beh, è un po' tardi per farlo e quindi purtroppo ho saltato. Quindi posso chiedere solo scusa e fare ammenda e quindi recuperare con questo mese. Ma direi di cominciare subito perché come sempre il video sarà lunghissimo e ciao batta la pesca. Boh, direi di cominciare dalla prima categoria che è come sempre il libro del mese e non è mai uno perché sono psycho. E direi di cominciare da questo che è un libro di Anne Radcliffe, romanzo siciliano. Questo è un libro che io ho adorato, veramente scorrevole per quanto possa sembrare un po' lento, perché ci sono veramente tante descrizioni del paesaggio. Però per mio gusto personale io l'ho trovata una storia veramente incalzante, sono 200 pagine e come si può evincere dalle orecchiette, l'ho adorato veramente tanto. Non ci sono arrivato fino alla fine, alla risoluzione di questo mistero, perché praticamente qui seguiremo le vicende di questo castello dei Mazzini e del marchese della sua famiglia che girano attorno a questo castello. È stata una storia veramente bellissima, con dei messaggi molto molto positivi, soprattutto per le ragazze, un libro che anche se è stato pubblicato nel 1790, lo trovo modernissimo per i contenuti, è una storia che funziona dall'inizio alla fine, nonostante si parli di fantasmi, di presenze, lei è davvero brava a scrivere per quanto è riuscita a dosare la parte romantica con quella dell'orrore soprannaturale. Quindi è un libro che sicuramente io approvo a pieni voti, ve ne ho già parlato in maniera molto più dettagliata nel video Donne Gotiche, insieme all'altro libro che era Lois la strega o Lois the Witch, che è un libro che anche questo vi consiglio fortemente della Gaskell. Però questo è stato quello che mi ha convinto di più e chiedo a voi se l'avete letto, se c'eravate arrivati al finale, perché io proprio manco cazzo. Comunque questo libro costa 14 euro a prezzo pieno, ma io ve lo lascio qui sotto e lo sapete già. E next, prossimo libro, che è uno dei miei libri preferiti in generale. Io ce l'ho in questa edizione che mi è stata regalata dalla Roberta Mondadori, che ringrazio e saluto insieme al suo maritino, ciao Luca. Sto parlando di Frankenstein di Mary Shelley. È un libro, questo illustrato, di 260 pagine, che consiglio perché la componente delle immagini rende davvero l'idea di come si figura questa creatura. È una favola veramente potente, ma terribile. Questo è un libro gotico, non pensate che sia un libro dell'orrore. L'autrice Mary Shelley ha una potenza creativa e nello scrivere veramente invidiabile. La prima parte può risultare veramente un po' lenta, infatti io che l'ho lessi tanti tanti anni fa, la prima parte l'avevo completamente rimossa perché ci sono queste lettere che però fanno da introduzione e sono pertinenti e fondamentali alla storia. È una storia densa che praticamente tutti conoscono, quindi non mi dilungo troppo sulla trama, però se ci fate caso è praticamente la vita dell'autrice sotto forma di metafora. Il fatto che lei ha vissuto una vita, perché lei pubblicò Frankenstein quando aveva 19-20 anni, molto triste, che ha avuto a che fare con la morte già fin da giovane, perché sua madre venne a mancare dopo solo 10 giorni dalla sua nascita, una vita costellata di solitudine, e questo si rivede fortemente nella creatura, ma dei lati del suo carattere si vedono anche nel dottor Frankenstein. Infatti, in una maniera molto ambivalente, molto contorta, lei si porta a capeggiare sia per la creatura che per il dottore. È un libro che consiglio anche per il fatto che, come Dracula o Dottor Jekyll e Mr. Hyde, tanti non hanno letto. È un libro, come vi dicevo, abbastanza breve, quindi si legge anche in breve tempo, sicuramente una lettura consigliata per Halloween, però io la consiglio sempre perché comunque ricordatevi che come romanzo siciliano è un libro classico, quindi ha sempre dei messaggi molto positivi da trasmettere, una storia gotica, drammatica, però anche piena di tenerezza e di romanticismo. Io questo ve lo consiglio, sicuramente vi farò una recensione singola perché ne ho e ne ho da dire su questa autrice e su questo libro. E next, prossima categoria è chiaramente il film del mese. E come si può evincere dall'ultimo libro di cui vi ho parlato, il film è Mary Shelley, Un amore immortale. È stata una pellicola che a me è piaciuta personalmente, un biopic, quindi si parla della vita di Mary Shelley, anzi di Mary Wollstonecraft Godwin, sposata in giovane età con Percy Bysshe Shelley, una pellicola sotto la regia di Haifa al-Mansur, che è una donna saudita, se non dico una cazzata, che ha esordito nel mondo del cinema con il film La bicicletta verde, che io non ho mai visto, però se voi mi consigliate ditemi qui sotto la vostra opinion, anche se unpopular.
quando parlano inglese. Anyway. È un film che vuole trasmettere tanta emancipazione femminile, ma che ha avuto un'esistenza anche molto travagliata, piena di solitudine. Questo si rivedeva, come vi dicevo, nella creatura. Però ci sono delle cose che non mi sono dati troppo genio. Per esempio, il personaggio di Percy Shelley, che in realtà era un uomo dal viso molto femminile, la scelta anche solo dell'attore, a me personalmente non è che sia piaciuta più di tanto, e non rende giustizia al personaggio di Shelley, e lo fa figurare come un coglione. E la cosa, diciamo, che mi ha dato anche parecchio fastidio, senza contare poi l'altro personaggio, Lord Byron, che mettendoli insieme sembrano davvero due coglioni vanagloriosi, inetti, annoiati dalla vita e dediti al vizio. Manca la figura di John Keats, però hanno mantenuto Polidori, il buon Polidori, che forse è il personaggio che mi è piaciuto di più in tutta la pellicola, perché il padre risulta molto ambiguo rispetto alla vita vera. Ci sono delle incongruenze, diciamo che è un film che si concentra soprattutto sulla componente sentimentale, la storia d'amore, che l'ho vista un po' troppo preponderante. Il film poi inizia con lei in un cimitero, cosa che era sicuramente vera, e anche per questo io mi sarei aspettato un film un po' più dark, un po' più complesso. E Mary Shelley, interpretata da Elle Fanning, che è la sorella di Dakota Fanning, quella che ha fatto Maleficent, che faceva Aurora, l'ho vista poco vibrante e troppo perfetta, perché in realtà lei era una donna davvero lacerata dalla sofferenza, dal fatto che lei era fin troppo dipendente dalle azioni altrui. Quindi diciamo che ci sono delle cose che non mi sono piaciute particolarmente, mancano dei personaggi, John Keats, la sorella grande Fanny, c'è Claire, però determinate cose non mi sono piaciute. Secondo me questo film è buono e mi è piaciuto perché trasmette la voglia di leggere il libro. Ed è quello che secondo me dovrebbe fare un biopic, cioè quello di far venire voglia a una persona di indagare, di informarsi, di scavare un po' sopra la superficie e farsi un po' una cultura. Secondo me questo intento è stato raggiunto, però come vi dicevo ha delle pecche e... Piuttosto, se siete interessati a sapere quello che penso in maniera più dettagliata, vi faccio un video. Ecco, piuttosto facciamo così, se no stiamo qui fino a domani. E quindi sicuramente io lo consiglio come visione, è un film secondo me di intrattenimento che manda il messaggio positivo di leggersi Frankenstein. E next, prossima categoria, la serie TV. Come serie TV che vi avevo già accennato nel video 10 serie TV da guardare, io ho preferito Orange is the New Black. L'ho finita, ho guardato tutte e 6 le stagioni, è una serie TV secondo me molto divertente, che comunque parla della vita di Piper Kerman, una donna di Boston che è stata incriminata e mandata in prigione per un determinato periodo di tempo. È una serie secondo me molto divertente, con tanti personaggi, sicuramente solleva anche dei bei temi come la droga, la corruzione, il sesso, la disforia di genere, la giustizia in generale, quindi sicuramente è una serie TV che dà degli spunti di riflessione. Mi è piaciuta anche l'ambientazione, perché io adoro i film, le serie TV ambientate nei carceri. L'unica cosa che mi preoccupava era il fatto che mi avrebbe annoiato, perché l'ambientazione era il carcere, quindi ho detto sicuramente mi annoia perché risulterà molto statica. Invece in ogni episodio ci sono questi flashback dove si parla della vita di una determinata detenuta, e quindi usciamo un po' dalle mura di questo carcere di Litchfield, e quindi diventa un po' più dinamica come cosa. Ci sono parecchi attori, tutti secondo me funzionano. I miei preferiti sicuramente sono Voss, Taki, Red e Occhi Pazzi. Sì, in linea generale sono questi quelli che mi sono piaciuti di più, anche la stessa Chapman mi è piaciuto, anche se tendenzialmente la odiano tutti. A me non è dispiaciuta come attrice, come personaggio, diciamo, anche se vabbè, ha le sue pecche, diciamo. È una serie TV che vi consiglio, non mi ha convinto il finale perché l'ho visto troppo frettoloso, e vi invito qui sotto a scrivermi la vostra opinione se anche voi avete riscontrato un finale che troppo frettoloso, cioè avevano veramente voglia di chiuderla lì e quindi non mi è piaciuta molto questa cosa. Oltretutto, se voi sapete le vere motivazioni di questo taglio, perché sicuramente ci sono ma io non ho indagato, scrivetemele pure qui sotto in privato, do cazzo e pare. Però sicuramente è una serie che consiglio perché è molto piacevole da vedere, e personalmente io ero troppo preso, dovevo vederla tutta, quindi mi ha distolto sicuramente un po' dalla lettura. E quindi non so adesso che cos'altro guardare, perché è finita questa. Boh. Vabbè, scrivetemi qui sotto dei consigli che avete su delle serie TV, perché già che è un po' in panico. Comunque, next, prossima categoria, l'oggetto del mese. E qui abbiamo oggetti di Tigerone, va bene, va benone.
sapete che comunque è ottobre, io li ho presi gli ultimi giorni di settembre, ho preso delle cose a tema Halloween, quindi sta lucetta di sta cosa, che ha effettivamente le batterie, strano che erano incluse perché costava 2 euro, questa è la versione più slim, l'altra è un po' più schiacciata. È terra cotta, quindi attenzione a non farla cadere, sennò diventa terra rotta. Mamma che simpatia travolgente, Jack, ti prenderei a badilate nel culo. Però è un bellissimo oggetto, costa poco, sicuramente fa allegria, personalmente a me le luci mi piacciono davvero un sacco. Io adoro Halloween perché chiaramente è il mio compleanno, basta, perché sennò mi uccidete. Quindi questo, se vi piace, potete andare da Tagherone, va bene, va benone, e comprarlo. Costa un cazzo. L'altra cosa è una fiaschetta, una cosa molto da alcolissima, però è veramente dettagliata. Costava 1 euro, adesso l'hanno aumentato a 2, non mi chiedete perché, perché sono degli stronzi, avranno visto che gli alcolisti sono preponderanti a Pavia, e però è bellissima. Ne volevo prendere un'altra, spero di trovarle ancora, perché queste cose veramente finiscono in un lampo. E l'ultima cosa, sempre di Tagherone, se fate delle cene a tema Halloween, secondo me questa, che è una bottiglia che costa 3 euro, è bellissima. Sembra tra l'altro la mia foto di Jack the Skeleton. Jack the Skeleton, capelli rossi e zucca. Praticamente questo personaggio è stato dipinto su di me. Però è bella, se la riempite di vino, io aborro il vino, però renderebbe molto l'effetto sangue o delle cose colorate, non so come potete fare. Potete riempirlo di svelto e fare morire i vostri amici, se sono amici, se no. È una vera bottiglia, si apre col tappino. Secondo me per le cene a tema è veramente figa. Io ho detto Halloween, però se avete altre occasioni, magari non un funerale, perché... E next, prossima categoria, il regalo del mese. Ne ho ricevuti veramente tanti, però li vedrete tutti nel book haul di compleanno, perché io li considero regali di compleanno. Ve ne faccio vedere uno che ufficialmente non è un regalo di compleanno, però io lo identifico così, e me l'ha regalato Massimo Made, col sorriso di Amazone. Ed è praticamente un libro che io volevo, se avete visto il video, quello delle leggende italiane, io volevo sto libro da merda. Ed è di Carlo Lucarelli, edito Sisca, strane storie per sta donna che fa una spaccata girata, c'è il tipo qui che è affascinante perché è sconvolto peggio da me. Quindi è un libro veramente breve, però io lo volevo leggere perché qui c'era per esempio la storia di cui vi ho parlato, dell'Ariosaurus Balsami, quindi la versione peraccia del mostro di Loch Ness, però del lago di Como. È un libro che sicuramente leggerò, però volevo aspettare perché questi sono ufficialmente regali, quindi volevo tenermeli per il video e quindi aspetto a leserli, perché sapete che non mi manca la roba da leggere. Quindi dirò grazie della grazia, graziello, è Massimo Made, ciao, vatta la pesca, boh. E next, prossima categoria, vi metto il cibo del mese. Come cibo del mese, come si può dedurre, vi metto una cosa di Tagherone, che purtroppo non ho più la scatolina, che era una scatolina di plastica tipo quelle del supermercato, dei biscottini o che cazzo ne so, delle noccioline, ecco, degli arachidi, ed era praticamente zucchero filato verde, credo alla menta, non mi ricordo più perché tanto io sono tappato e quindi non mi ricordo manco il sapore, però a me che piace lo zucchero filato, era in vasetto, costava 1 euro, vi lascerò qui una foto se ve la trovo. Chiaramente se siete diabetici c'è proprio una botta di vita che... Però era buono, divertente, vi ripeto sempre, andate a Tagherone perché se siete poracci come me, lì è la mecca. E next, prossima categoria, è la canzone del mese. Vi metto questa, che è la canzone di Andrew Gold, che è divertentissima, che ho visto effettivamente al Circolo del Gotico con Jennifer Radulovic, che ci ha fatto vedere questa clip che io conoscevo, che è effettivamente della Disney. Vabbè, sentite. Startling, shrilly screams, the snake come back.
E qui andiamo avanti a oltranza. Chiaramente ve le lascerò qui sotto perché questa è la versione con il coso della Disney che vi stavo dicendo che è una clip molto molto vecchia in bianco e nero dei tempi penso di Topolino che va sul battelavapore e io odio Topolino però vabbè. Ed è una clip che ho visto durante il Circolo del Gotico di Jennifer Radulovic. La conoscevo già però era veramente molto carina. La canzone è del 1996 di Andrew Gold, si chiama Spooky Scary Skeletons. Leggetevi anche il testo se volete ve lo lascio qui sotto, però è molto simpatica, non sapevo che cosa mettervi. E chiaramente è a tematica Halloween, quindi fatemi sapere se la conoscevate. Tra l'altro qualcuno di voi mi ha scritto su Instagram che questa praticamente ha a che fare con la danza macabra. Io non la conosco, se avete dei riferimenti scrivetemeli in privato o dove cazzo vi pare, però sarei molto molto curioso di approfondire la cosa. E next category, vi metto il momento del mese. Come momento del mese, anche se effettivamente è di 7 settimane fa, però come vi dicevo io non ho fatto i video preferiti di agosto, quindi va benissimo. Voglio ringraziare tutti perché ho raggiunto qui su YouTube i 1000 iscritti. Per me è stato un traguardo bellissimo, veramente era una cosa che mi ero autoimposto perché YouTube ha messo un po' questo tetto dei 1000, quindi volevo vedere se ci potevo arrivare ed è solo esclusivamente grazie a voi che ci sono arrivato, al vostro sostegno e il fatto che mi sostenete veramente tantissimo, perché io non sono una persona che crede molto in se stessa, quindi mi date veramente ogni giorno la carica facendomi dei complimenti e grazie, per me è veramente importante, giuro che non piango perché l'ho già fatto prima, quindi e comunque se piango taglio perché è una visione terrificante perché divento ancora più brutto di quello che sono. E quindi grazie della grazia ai grazielli, siete veramente speciali, Jack lo apprezza veramente un sacco, cerco sempre di rispondere a tutti perché se voi avete trovato il tempo per scrivermi io lo devo trovare per voi, quindi boh. E next, the last category, vi metto la casa editrice del mese, che ne ho due, però ho visto che vi era piaciuta questa nuova categoria che sostituiva, non mi ricordo che, boh, però ve la ripropongo. E questo mese vi metto due case editrici, una l'ho conosciuta a Strani Mondi e non la conoscevo proprio, ed è l'Antonio Tombolini Editore. Sto leggendo adesso questo libro che mi ha prestato Simona della Nero Press ed è Il Villaggio delle Sirene. L'avevo visto però non l'ho comprato, è un libro che costa 11,49€ a prezzo pieno, chiaramente io ve lo lascio qui sotto. Questo è scritto da Carlton Merlick III e c'è praticamente tutta questa collana scritta da lui. Lui ha scritto più di 40 libri e vi assicuro che da quello che ho letto è veramente da scompisciarsi. È un autore veramente divertente, molto dark, perché questa storia ha a che fare con le sirene, con un morbo e il fatto che le sirene sono specie protetta, però mangiano solo carne umana. Quindi è una cosa molto tosta, però divertentissima. A me fa scompisciare quel tipo di umorismo molto noir, che però se a qualcuno piace, fidatevi che il libro vi potrà piacere. Sono 80 pagine, quindi è una cosa veramente veloce da leggere, però l'ho iniziato stamattina, quindi spero che il bilancio sia positivo. Comunque mi riservo di darvi un'opinione più dettagliata a fine lettura. Comunque qui sotto vi lascio il sito dell'Antonio Tromolini Editore e il profilo di Instagram, se volete andare a vedere le loro pubblicazioni. E next, e the last, veramente, casa editrice, è Edizioni Hypnos. Questa casa editrice che conoscevo già, quando l'ho scoperta ho visto che graficamente hanno dei libri veramente curatissimi, però anche a livello di contenuto veramente eccezionali. Trattano principalmente il weird, questo nel caso specifico è Modern Weird, questo è Fornace di Livia Levlin, che è un'autrice canadese, e questa è una raccolta di racconti eccezionale, costa 16,90€, ma io già da quello che ho letto, quindi le prime 100 pagine perché sono 250, è un libro riuscitissimo, bellissimo. Io la paragono a Edgar Allan Poe, quindi per farvi un po' capire il livello di scrittura da un'autrice che è ancora viva, quindi è qualcosa veramente che ti strappa il cuore, l'anima e te la fa brandelli. È una casa editrice che ho incontrato a Primi Mondi, vi ripeto la conoscevo già, però mi ha fatto molto piacere parlare con il proprietario Andrea e veramente, vi lascio qui sotto il loro sito e hanno veramente di tutto nel loro catalogo, autori morti e autori vivi. Tra l'altro c'è il mio caro Alberto Buchi che saluto e anche Giovanni De Feo che devo approfondire perché è l'autore dell'Isola degli Umbruni, quindi prima o poi ce la farò a leggere.
E boh, fatemi sapere se per il mese di settembre avete una casa editrice preferita o comunque un film, una serie TV, un oggetto, un regalo, qualche cosa che avete preferito particolarmente. E spero di avervi tenuto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto, quindi se è così vi invito a mettere un mi piace e se non vi siete iscritti vi invito a farlo. Vi lascerò qui sotto questi libri che ho citato nel caso li volete recuperare, ma viene riconosciuta da Amazon una piccola percentuale che mi aiuterà a comprare altri libri. Certo, o attrezzatura per il canale. Vi lascerò qui sotto anche tutti i miei social nel caso mi volete contattare, seguire su altre piattaforme, fare delle domande, mandare foto di nudo, tutto ben accetto, ciao! Vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che io dica sia interessante, volete farmi conoscere a qualcuno, polizia e psichiatri? No, ne conosco già a sufficienza. Vi invito anche a attivare la campanella così fra Martino Campanaro vi avviserà sempre quando Psycho ha fatto un nuovo video. Vi lascerò qui sotto anche la mia lista di desideri perché mi avete già chiesto in molti. Già posso farvi un regalo, qui sotto c'è la lista. Chiaramente ho modificato le impostazioni così se volete comprare qualche cosa da questa lista verrà depennato così non rischiate di comprare cose doppie. E mi verrà mantenuta la sorpresa, quindi io non saprò nulla fino al 31. Chiaramente dovete aspettare fino al 21 perché fino al 21 è possibile che io faccia degli acquisti, quindi dal 21 al 31 mi taglierò le mani e buona, basta. Comunque la lista è lì anche perché spesso mi chiedete ma già che hai letto quel libro sta qui dentro? No, e se mi volete consigliare qualche cosa ditemelo che poi l'aggiungerò con la lista. Buona, basta, mi sta finendo il fiato, boh. Quindi io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento, vi saluto e vi rimando al prossimo video.